Tu dici una cosa molto interessante nel documentario, che lui in realtà cercava di fare anche dei film diversi da quelli di Fantozzi. Nel documentario tu spieghi che li alternava e quelli senza Fantozzi andavano un po' meno bene. Quindi lui, insomma, ambiva a fare anche altre cose diverse. Allora, aspetta, diciamo, per alternare, diciamo, facciamo un distinguo. Sì. Un conto erano i film, diciamo, di cassetta, e gli Olmi, Avati. Diciamo i film comici non di Fantozzi. Purtroppo c'era. Il discorso era anche, voglio dire, che Fantozzi faceva talmente successo che poi ai tempi si faceva un film all'anno tranquillamente, se non due. Il film che si faceva l'anno dopo, che invece si chiamava Pinco Pallino, faceva la metà di Fantozzi, quindi non è che l'incasso fosse proprio una schifezza, però in confronto a quello che faceva Fantozzi, per cui l'anno dopo il produttore dice no, aspetta, ne facciamo Fantozzi. Quindi c'era questa alternanza che un anno, poi a un certo punto siamo passati a Fracchia. Per qualche film con Fracchia? Per fare Fracchia la Belvomana. Fracchia la Belvomana, Fracchia contro Dracula. Anche contro Dracula. Però insomma il cavallo di battaglia era quello. Poi a un certo punto, adesso è noioso da spiegare, ma insomma è andato a finire male con Fantozzi, non è stata una bella fine, c'è stato un po' di confusione, di casini, con i contratti, insomma. Per cui a un certo punto è stato fatto, secondo me, un Fantozzi, non lo dico perché non l'abbiamo fatto noi, e per noi intendo Benvenuti De Bernardi, io, sbagliato, fatto male, per cui improvvisamente, come tutte le cose, insomma, piano piano vanno un po' scemate. Per cui già un pochino c'era un po' di calo nel film e con quello hanno ammazzato proprio. Io mi ricordo benissimo che in televisione lui raccontava le storie di Fantozzi in terza persona, cioè Fantozzi non era lui lo raccontava come se fosse un'altra persona. Riguardo al rapporto tra lui e Fantozzi che diceva Letta, molti, come dicevo prima, Benvenuti De Bernardi ed io scrivevamo i film, quindi eravamo quelli che lo frequentavamo spesso, non tanto, perché lui non veniva, insomma. E tutte le volte c'era un certo punto di queste sceneggiature in cui arrivava Paolo e diceva: io questo film non lo faccio. Dice, perché? Dice, io ancora vedevo mettere il basco, mi devo mettere lo spiegato siberiano, ma perché, eccetera. E tutte le volte finiva, non mi ricordo se Piero Leo diceva, ma secondo te Chaplin ha mai detto basta con quella bombetta, basta con quel bastoncino? E questo lo convinceva poi ad andare avanti. Tutte le volte. Beh, ora tutte, no, ma molte volte. Lui fuggiva. Io mi ricordo che a un certo punto di solito si scriveva d'estate, per cui Paolo stava in Sardegna, si mandavano i copioni e lui non rispondeva mai, non lo leggeva mai, allora gli facevano le trappole per lei, per cui poi non c'erano i telefonini, non c'erano, quindi non rispondere al telefono era la cosa più semplice di questo mondo, però alla fine si riusciva in qualche modo a parlargli e gli diceva sì, l'ho letto, però sai, c'è quella prima parte che mi sembra si potrebbe migliorare, poi si potrebbe, parlo di quando si scriveva, non nei libri ovviamente, perché sono nei libri. E allora gli facevano delle trappole e gli dicevano sì, vabbè, noi riscriviamo tutto, però il pezzo del cavallo bianco, quello non ce lo devi toccare. E però diceva, no, quello è meraviglioso. Non c'è nessun pezzo di cavallo bianco, sei un mascalzone, un disgraziato, non hai letto niente. E allora, insomma, lui gli soffriva un po' per Leo, ti ricordi? Perché non posso lui. E dice, no, adesso lo leggo, vengo a Roma, parliamo, prendo l'aereo, arrivo alle 11 a Fiumicino. Allora io che ero il più piccolo della compagnia, vado a Fiumicino, arriva Paolo, esce dal gate e dice, l'ho letto in aereo, è perfetto, di a Pierleo e va tutto bene, gira e si imbarca. No. Si manca delle parti.
una riunione di sceneggiatura che è finita dall'aeroporto.